mi ricordo è stato divertente perché presentò questi mobili indossabili. Mobili indossabili? Sì. Erano dei mobili indossabili, invece di essere rivestiti, erano fatti di un compensato leggero. Sì. Allora c'erano queste modelle nude che indossavano questa cosa. Sì. E ci fu una sfilata di arredo vestitivo, che fu anche lì un punto, per cui tutto il mondo parlò dell'arredo vestitivo, perché per simulare questa possibilità che anche il mobile potesse essere vissuto con la stessa emotività e emozione con cui si vede, cioè era una metafora, perché lui ha tutte queste sfumature. È un genio lui, secondo me, Lo una delle so. persone più intelligenti. Però voglio concludere il ragionamento di prima. Cioè, io volevo un pensiero proprio su questi personaggi. Basquiat, che cosa ti è. Perché cosa ricordi più volentieri? Basquiat, Warhol e Chiteri, che hanno comunque un destino comune, che cosa ti hanno lasciato? Allora, io parlo prima di Basquiat e poi parlo di Chiteri, Certo. ma per me valgono. Adesso oggi un quadretto di Basquiat così vale mezzo milione di È euro, mi vero. sa, no? Lui quando si faceva il film disegnava i fogli di carta e me li dava e io li passavo alla fidanzatina che avevo allora, all'amico, a quello che stava con me. E adesso se ci penso, se avessi raccattato 3-4 pezzettini così andrei in pensione e non ci Beh, lui penserei vendeva le più. sue cartoline per i ristoranti, lì che ha conosciuto Warhol, che era insieme, mi pare, a Bischofberger, e videro entrare questo ragazzo con queste cartoline Per e. dirti che il segreto era quello di veramente essere aperti, perché c'era un mondo stupido, secondo me, che vedeva il mondo di downtown come un mondo, diciamo, cioè, io capisco che l'umanità si divide in due categorie, cioè, uptown c'erano tutti quelli che amavano il nuovo, ma lo volevano già purificato, non so come dire, omologato. E laggiù invece trovavi lo shock, ma la scaturigine del fenomeno, la naturalezza della cosa. Certo, Allora trovavi un Basquiat che disegnava sulla Jean-Michel cos'era? Un personaggio, secondo te, autolesionista e contorto o una chi? Jean-Michel? No, era un ragazzo semplicissimo e buonissimo. Io ho visto una sua intervista e ho pianto. Dunque, adesso ti racconto perché ho pianto. Allora, lui diceva che lui non era povero, però aveva deciso di non stare più con la sua famiglia, con la famiglia nera, però. E alla fine, ogni tanto si trovano per terra delle monete. Dice, guarda, sei incredibile, però guarda, Cioè, raccoglieva le monete da terra? messo a piangere, lui raccattava le monete per vivere, raccattava le monete che la gente perdeva al supermercato, cioè vuol dire che magari stava lì delle ore intere, raccattava. Ecco, questo guarda che è un pezzo di storia che se non piangi vuol dire che sei sempre forte. Soprattutto al contrario di quello che era la sua realtà economica, perché voglio dire, comunque era una famiglia agiata, un padre agiato e Però quando tu l'hai conosciuto, lui decide ma di questa è vivere. un'altra cosa che mi ha colpito. Dice, a un certo punto avevo l'impressione di stare ad aspettare un po' troppo il successo, però dopo ho capito che ha fatto bene ad aspettare, mi ha fatto bene aspettare, mi ha fatto bene a passare questa esperienza così di sofferenza, di non essere proprio Sì, che hai nessuno. perfettamente Però poi identificato alla fine i ne suoi. subisce come vittima del suo successo, Sì, trovi? poi lui alla fine, però tutte le persone intelligenti, io dopo ti racconto un'altra cosa interessante secondo me. Quando è stata l'inaugurazione del 54, io parlavo male l'inglese, avevo organizzato un charter che dalla Malpensa andava a New York, è arrivato alle 3 del pomeriggio a New York, c'era pieno di giornalisti italiani che io avevo ospitato, pieno, e a un certo punto dico, all'inaugurazione del 54 alle 8, troviamoci lì alle 8 e mezza. Non l'avessi mai detto. Noi siamo arrivati alle 8 e mezza, la strada era sbarrata dalla polizia, arrivavano solo le limousine con le celebrity, una folla oceanica, e a un certo punto io ho cercato di entrare, ma c'erano questi buttafuori, mi hanno dato uno spintone e mi hanno mandato via. Io ho detto, questo è un segno del destino, invece di entrare sto fuori.
perché a me piaceva più stare fuori, ero talmente affascinato da quello che succedeva fuori. Dentro, se mi mettono lì seduto con una bottiglia di champagne, seduto col padrone, mi annoio tutta la sera, le quattro cazzate, il locale l'avevo già visto, le prove del balletto l'avevo già viste, conoscevo già tutto, qual era la posizione, vedi il destino come ti dice sempre cosa di fare. Allora mi sono seduto sul marciapiede e sono stato lì. A vedere tutto lo spettacolo. Fino alle due. Cioè, a vederti tutto quello che allora, ma non, cosa non ho visto quella sera lì? Ho visto tutto. C'era tutta New York. Arrivavano queste limousine con gli autisti. Guarda, pigliavano queste ragazze meravigliose, le facevano passare sopra la folla. E io lì, sono bambino. Cosa fatto io di bello per essere qua? Cosa c'entro io qua? È una roba meravigliosa. Cioè, ti sembrava di essere nel paese dei balocchi, tutto sì, era estremizzato. Sono tutte delle tavole sui muri. Io mi ricordo, anche negli ultimi anni, ricordo di ogni volta che, cioè che mi trovavo nello store, mi ricordo che fino quasi agli ultimi anni. No, noi abbiamo tagliato. Mi ricordo che c'erano ancora. Dimmi che le hai conservate. Sì, una grande mostra ad Avinoche, che è il più grande gallerista di Parigi. E questi pannelli sono in tutte le case del mondo, sono a Tokyo, sono ma dai, che siamo pazzi. Allora alla fine voglio dire, e molti erano disegni più astratti, non c'era il bambino radiante, no, c'era anche, e adesso ne abbiamo uno grande come questa vetrata che io voglio vendere a una banca, certo. Perché è troppo grande, io non riesco a immaginare. Lui, questo qui l'aveva fatta sul muro, allora noi siamo andati da una specialista che ha fatto lo strappo come si fa con i grandi, con gli affreschi, allora abbiamo fatto lo strappo famoso, è stato poi rimesso su un pannello di vetroresina. Quindi sei riuscito comunque a recuperare di tutto. Meno male. No, me lo sono chiesta. Sì, ogni tanto si vedono frammenti di qualcosa, delle opere. Non oso pensare cos'è la tua casa. È bianca completamente, non c'è niente. No. Adesso io ristrutturo. Invece la mia casa è poppettara, per cui sarai invitata a casa io mia. Io purtroppo tendo a riempire. Ti devo dire una cosa. Io, se dovessi vivere come dico io, siccome io sono cresciuto, devo dire quanto io sono cresciuto praticamente durante lo sfollamento e dopo presso delle mie zie in campagna, loro avevano le mucche, le campe, erano dei contadini, perché noi siamo tanti contadini. E allora alla fine per me la casa ideale è la casa dei contadini. L'altro giorno dicevo, io ho vissuto a New York al 39° piano di 35 di lusso. Io, a parte che tra l'altro un giorno hanno ammazzato a pistolettate il mio vicino di casa, non ho capito perché. Ma però io, non ho capito cosa c'entrasse, però il mio ideale rimane la cascina, io quando la notte ho 70 anni, di sassi, con quell'odore, perché la mucca sta magari nella cosa a fianco, l'odore di fieno. Ma allora ti devo dire, la sensibilità di Andy Warhol. Dunque, Andy Warhol mi porta due o tre volte nella sua factory. Un giorno, non so perché, mi prende e mi dice vieni e mi porta a casa sua, dove non va nessuno. E a casa sua c'è un enorme quadro dell'Ottocento.